buongiorno a tutti e ben ritrovati. 12:36 minuti in questo istante, mercoledì 21 aprile, in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Sempre qui per raccontarvi la città di Milano e tutto ciò che succede nella nostra città direttamente dalla voce dei protagonisti. Apriamo come sempre però guardando il livello di PM2.5 in tempo reale sulla nostra città, grazie ad Arianna, il vaso di Wizz Air, vaso che potete vedere nell'immagine, ma che c'è anche su altri 100 balconi e terrazze della nostra città, creando una rete cittadina che ci danno appunto questo dato medio in questo momento di 11 microgrammi per metro cubo, che è appunto il livello di PM2.5 medio in questo momento nella nostra città. Con Wizz Air potete andare sul sito e avere invece la mappa più dettagliata per vedere quali sono le zone più o meno inquinate, ma oggi per fortuna 11 è un dato molto molto bello, aria respirabile, e quindi per fortuna possiamo anche prenderci una boccata di aria buona quest'oggi a Milano. Andiamo avanti con la nostra puntata, anzi entriamo nel vivo perché quest'oggi parliamo, anzi prima di tutto voglio salutare chi ci sta seguendo, Cristina, Filippo e tanti altri, Laura, Silvia, Sonia che ci stanno seguendo, tantissimi grazie mille, continuate a seguirci, scriveteci e potete anche commentare in diretta la trasmissione. Dicevo, aria pulita che può essere anche utile però per girare la città, ad esempio se dovete fare delle consegne, ad esempio, no? Immaginate che fate le consegne con la vostra cargo bike, beh insomma se si respira meglio non sarebbe male. Perché vi faccio questo esempio? Perché parliamo proprio di questo oggi, o meglio anche di questo. Parliamo di una realtà molto interessante, nata a Milano ma già attiva sia a Milano che a Roma, sto parlando di Blink e lo facciamo insieme a Jacopo Berlusconi. Buongiorno Jacopo. Buongiorno Jacopo, eccoci qua da te. Buongiorno e benvenuto a Good Morning Milano. Lo dicevo, Jacopo, Blink, una realtà nata a Milano, già attiva su Milano e su Roma, però è molto interessante perché insomma nasce a Milano proprio anche per rispondere un po' alle esigenze, diciamo, della nostra città. Come puoi spiegarci quindi Blink? Che cos'è Blink? Credo che Jacopo non ci senta, ahimè. Il microfono è acceso di Jacopo, sì. Jacopo, se mi senti, Jacopo, no. Jacopo? Mi senti, Jacopo, sì? Prego, poi... Jacopo, niente. Anche la... Io vedo che la redazione è muto ancora. Ah, ecco, adesso... Jacopo, mi senti? Allora, no, Jacopo non mi sente, sembrerebbe. Ok, ora ti sento. Ah, ok, ottimo, perfetto, grazie mille Jacopo. Ok, ottimo, ottimo. Allora, dicevo appunto, nell'introduzione ho parlato di Blink, ho detto prima di tutto che c'era aria pulita oggi a Milano, quindi l'aria pulita può essere comodo anche per chi, ad esempio, deve magari pedalare su una cargo bike per fare una consegna. Perché questo esempio? Perché è una delle possibilità che ci sono, ad esempio, grazie a Blink nella nostra città. Nascete a Milano, vi esportate già poi sia su Milano che su Roma, ma insomma diciamo che non è forse un caso nascere a Milano per una realtà come la vostra. Ma sicuramente, intanto vabbè, grazie della presentazione. Sì, Milano ha tanti, tanti elementi che portano alla nascita di Blink, a cominciare da una, diciamo, da un traffico molto importante, soprattutto pre-Covid, e un'area molto influenzata, insomma, dal traffico e dall'area industriale. E in più l'e-commerce si concentra a Milano, oltre il 15% degli acquisti online nazionali vengono fatti qui. E quindi questa, in più noi del team di Blink abbiamo studiato in buona parte al Politecnico di Milano, quindi questo insieme di aspetti ha portato alla nascita della startup in questa città. Allora spiegaci bene come funziona Blink, cosa fa Blink? Allora, Blink permette a chi vende online di consegnare i propri acquisti il giorno stesso dell'ordine in una fascia oraria desiderata dal destinatario e in modo sostenibile. Questi tre elementi vengono resi possibili da una, diciamo, da una presenza territoriale del prodotto che viene tenuto in magazzini urbani, da una rete di consegne che permette di unire diversi task di ritiro e di consegna in un unico giro del corriere, che può quindi essere molto più efficiente rispetto alle startup di food delivery che potete avere in mente,
E questo inoltre giustifica l'utilizzo di mezzi leggeri che sono più agili e possono ottenere appunto, diciamo, migliori tempi e maggiore flessibilità per rispettare le fasce orarie richieste da chi ordina. Quindi appunto voi dedicate, cioè, la vostra attenzione verso altre realtà commerciali che hanno bisogno appunto di consegnare in città. Te l'avevamo fatto tutti la domanda, ma quindi cosa cambia dagli altri tipi di delivery che ci sono nella nostra città? Esatto, allora i due modelli che uno può avere in mente sono da una parte il Corriere Espresso. Rispetto al Corriere Espresso, noi appunto permettiamo una consegna più rapida, invece che in 2 o 3 giorni il giorno stesso dell'ordine e in una fascia oraria che si può scegliere, inoltre con mezzi leggeri. E rispetto invece al delivery di pasti pronti, permettiamo. No, attenzione regia, avete chiuso l'audio sbagliato. Scusa Jacopo, ecco, scusa, a posto. No, Niente. Consegniamo prodotti che altrimenti non sono facilmente disponibili ad ogni angolo di strada, come può essere una pizza, ma che sono normalmente tenuti in un unico magazzino a livello nazionale. Noi li portiamo in magazzini dedicati, uno per ogni città, e da lì raggiungiamo tutti i cittadini con i nostri mezzi leggeri. Quindi sostanzialmente rispetto a una food delivery tradizionale permettiamo di coprire distanze più lunghe in città, di gestire prodotti che altrimenti non sono disponibili sul territorio e di dare dei turni di lavoro più lunghi, più regolari per appunto questo incastro di più consegne rispetto all'asta della singola consegna come accade molto spesso. Ecco, perché appunto le vostre consegne poi vengono, diciamo, gestite, nel senso che voi create un flusso vero e proprio, per cui non è che uno esce solo per fare la mia consegna. Però c'è un gran lavoro dietro di logistica a questo punto, immagino, giusto? Cioè, Esatto, è quello esatto. forse, no, la vostra chiave vincente. Esatto, l'elemento differenziante, o comunque il core della soluzione di Blink, è una piattaforma software che permette di ricevere gli ordini dei clienti, analizzarli e diciamo, preparare tramite una nostra logica, un algoritmo proprietario, preparare dei giri di consegna che permettono a ogni operatore di sapere quanti e quali pacchi ritirare in ogni punto. Per cui poi si crea un giro con molti ritiri e multi consegne che tiene conto di ogni vincolo. Per cui è anche qui la nostra forza, mettere insieme consegne che non hanno una particolare urgenza, come possono essere quelle standard nell'arco della giornata, con consegne che invece magari hanno bisogno di essere ritirate, non so, nel caso di una torta ha bisogno di essere ritirata in un orario preciso in cui è stata preparata, consegnata. Quando il destinatario la vuole, tra il ritiro e la consegna non può passare troppo tempo, altrimenti si deteriora il Eh sì, prodotto. Quindi, insomma, tutto questo deperibile. tipo di vincoli vanno incastrati nei giri per dare un servizio che sia di qualità, ma anche a un costo ragionevole. Insomma, è molto interessante perché in questo anno abbiamo imparato a conoscere ad esempio la parola figital, no? Quando ci sono questi eventi un po' digitali, un po' fisici, voi siete proprio l'anello di congiunzione appunto tra l'e-commerce classico e invece un e-commerce più da bottega sotto casa, quasi verrebbe da dire, cioè da scendo e trovo subito quello che mi serve, grazie anche a Blink, e nonostante magari il negozio sia dall'altra parte della città invece. Esatto. Sicuramente l'e-commerce di prossimità, diciamo, è una cosa che va molto di pari passo con la nostra soluzione. In questo senso, a noi piacerebbe essere, diciamo, una soluzione logistica, e a Milano e Roma ormai lo cominciamo a essere realmente, che permette a chi vuole vendere, a chi vuole aggregare botteghe fisiche, a chi vuole, insomma, offrire un servizio occupandosi solo della parte digitale, di potersi attaccare sostanzialmente a una rete di logistica di qualità. E non doversi preoccupare della fisicità del prodotto, ma soltanto del mettere in comunicazione chi lo vuole acquistare con chi è in grado di venderlo. Qualsiasi prodotto, Jacopo, gestite? Sostanzialmente qualsiasi prodotto, esatto, a patto che sia legale e Giusto. diciamo sui frigoriferi ancora non andiamo fortissimo, però nell'ambito di una dimensione che può andare su un mezzo leggero, Ah, assolutamente. ok. E fammi qualche esempio, appunto. Chi è che ha già deciso di affidarsi a voi e siete contenti, anzi, di scorazzarli da una parte all'altra della città? Una delle realtà che si appoggia di più a noi è connessa al discorso che facevi prima, è Cosa Porto.
Cosaporto è una startup anche lei di premium gift sostanzialmente, quindi loro sono concentrati sul tema dei regali, torte, fiori, vino, anche cene stellate e con loro appunto mettiamo in comunicazione le realtà più di qualità di una città con i destinatari e quindi è un esempio di quello che citavi. Invece in ambito più diciamo tradizionale con magazzini unici e non ritiri da tanti negozi, siamo più attivi nel settore della cosmetica e del vino e insomma in questi ambiti anche un po' del fashion. Bene, bene, bene. Dopodiché, appunto, cioè io se avessi un negozio di scarpe potrei benissimo affidarmi a voi per tutta la parte e-commerce, cioè ho l'e-commerce per tutta la parte appunto dell'ultimo miglio, come dite voi, per fare in modo che nella mia città arrivino magari non dopo giorni, ma direttamente dopo qualche ora dall'acquisto, giusto? Esatto, tra l'altro lì, citavi l'esempio delle scarpe, è anche un settore su cui si possono fare dei servizi a valore aggiunto, per esempio che possono avvicinare le persone al mondo dell'e-commerce. La scarpa è un tipico prodotto che io potrei avere bisogno di provare e magari dal 36 al 36,5, tra 45 e 46, di volta in volta ho esigenze diverse. Potenzialmente si può costruire con un sistema, diciamo che è come il nostro, la possibilità di provare due prodotti a casa e riportarne indietro uno piuttosto che acquistare online, riportare in magazzino, riportare dal È destinatario. molto interessante. Insomma, prodotto per prodotto si può cucire un po' il servizio nel modo più adatto, ma questa rete di logistica efficiente e di magazzini sul territorio lo permettono. Beh, allora, chiarissimo. Jacopo, ti chiedo allora, dacci le coordinate per saperne un po' di più su Blink, dove possiamo trovarvi e appunto che cosa state proponendo ai commercianti digitali della nostra città. Certo, sul nostro sito Blink Last Mile, last mile come ultimo miglio.com è possibile contattarci, mandarci qualunque domanda, rispondiamo in giornata come i nostri soliti tempi e quindi insomma siamo contenti di entrare in contatto con chiunque abbia bisogno di noi o curiosità di capire come possiamo collaborare. Perfetto, allora grazie mille davvero Jacopo, complimenti per la vostra realtà, fai un complimento anche a tutta la squadra, immagino ormai numerosa, anche chi in questo momento è in giro per la città a fare consegne, quindi grazie mille davvero Jacopo e complimenti davvero per quello che state facendo. Grazie mille, un piacere aver potuto dare questa testimonianza e a presto. Grazie mille a Jacopo Berlusconi di Blink Last Mile. Grazie mille davvero. Piccolo momento, lo sapete, arriva a metà della trasmissione, quel momento in cui così dal nulla compaiono delle bellissime poesie, delle bellissime parole portate da delle altrettante bellissime ragazze che sono appunto le foche parlanti, le nostre poetesse che arrivano puntuali con la loro incursione poetica anche quest'oggi. Non sono più me stessa, senza quel pelo pubico che mi spacca le cosce, belligeranti nel loro affaccendarsi a trovare la strada di casa, quando la notte suole ingoiare chiome pudiche come la mia. A ritroso, il collo burroso, le orecchie falci gli occhi, pungiglione, come baronessa rampante, mimeticamente, sogliola all'asfalto, svelta, divelta. Svincolo, divincolo, quello che rimane di ogni sguardo, tutti i giorni, a modo suo, tra corpo e sole, spira qualcosa. È quello che salva me, testa di clitoride, quando mi scordo dei pericoli che una donna. Grazie mille davvero Alice Bertolasi, grazie mille, questa è l'incursione poetica di oggi da Foche Parlanti ed eccoci arrivati al momento invece del mercoledì insieme a Milano Integra, il nostro ospite fisso appunto del mercoledì. Quest'oggi è un Albioxa, anch'esso forse sta deliberando in questo momento, lo vedo in giro per la città. Buongiorno Albi. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Oggi in Ti movimento. stanno consegnando anche a te in questo momento? Sì,
sono io che mi sto Ah, ok, consegnando sei un bene. Sei un... ad un nuovo progetto. Sì, ma sei un bene deperibile, quindi bisogna metterti in frigorifero. Non va bene così. Sei... Allora, Albi, come va Milano Integra e di che cosa parliamo oggi? Vedo altri ospiti collegati insieme a te. Prego, presenteceli. Esattamente, esattamente. Allora, Milano Integra va bene, come tu sai, abbiamo utilizzato le festività, perché non ci siamo rivisti poi più da Pasqua, abbiamo utilizzato queste festività per lavorare a nuovi progetti, per consolidarne altri di nuovi e a proposito di novità, noi in questo momento stiamo al lavoro per implementare il sito in inglese, quindi per poter raggiungere i nuovi cittadini, gli expat di Milano, no? E Gli a expat. proposito di nuovi cittadini e di expat di Milano, quindi tutti coloro che provengono, ecco, da fuori dai confini nazionali, ok? E Ok. scelgono la città per studio, per lavoro. E a proposito di cittadini expat, io, come sempre, come sai, a livello personale ma anche professionale, mi piace l'approccio di aggregatore, no? E di connettore, quindi ho portato Gabriele e Leonora, che non sono nient'altro che i fondatori e gli amministratori del forum Expats in Milano. Quindi loro sono riusciti a creare questa comunità che al momento ammonta a quasi 9.000 membri provenienti da tutto il mondo che si trovano in questo forum e quindi dialogano, si confrontano, fanno richieste e quindi questo è stato il punto di partenza che ci ha uniti e adesso io lascerei la parola a loro per spiegare un po' chi sono, da dove, come dire, qual è il loro background e che cosa poi li ha portati a questa, alla realizzazione, alla creazione di un meeting point come Expats in Milano. Bene, allora benvenuti sia Leonora Greco che Gabriele Tonelli. Io vi chiedo subito una cosa, datemi una definizione giusta di expat. Chi sono gli expat? Bella domanda. Credo abbiate i microfoni chiusi entrambi. Apritevi i microfoni sia Gabriele che Leonora. Leonora ha aperto il microfono, lo vedo. Ok, Anche Gabriele, ora ti perfetto. sento. Gli expat sono gli espatriati, cioè gente che ha lasciato il suo paese. Quindi noi li chiamiamo immigrati dal punto di vista ricettivo. Il paese da cui se ne vanno si chiamano emigrati. Quindi emigrare vuol dire andare fuori, immigrare vuol dire venire dentro. Allora, in Italia abbiamo gli immigrati che in inglese si chiamano comunque expats. Expats, sono espatriati, appunto. E Sì, quindi espatriati. chi Sta sono gli per expats di expatriati. Milano? Chi sono? Sì. Hai chiesto chi sono? Sì, chi Tutti. sono? Cioè abbiamo i dipendenti delle multinazionali, abbiamo dei liberi professionisti, abbiamo chi ha un parente che già era in Italia e lo vuole raggiungere. Beh, è variegata la cosa, c'è di tutto. Io aggiungo anche, Gabriele, scusa l'interruzione, Prego. ho qualche dato dell'Istat, vabbè, risale al 2020, però allora gli expat, quindi i cittadini stranieri, gli espatriati che sono residenti registrati, risalgono a 300.000, Però. quindi i residenti a Milano, immaginatevi quelli non residenti, quindi quelli che hanno insomma solo domicilio, sono qui magari per un breve master piuttosto che per altri motivi, quindi i numeri sono davvero alti e se posso dare qualche dettaglio in più, nella classifica poi delle etnie ci sono i filippini, gli egiziani e i cinesi, ok? Quindi diciamo che domina l'Africa, l'Asia e poi insomma ci sono chiaramente anche l'Europa, le altre etnie, però questo era giusto per integrare quello che ha detto Gabriel, poi chiaramente Beh, hai ci detto una sono le cosa varie interessante, Albi. categorizzazioni. 300.000, 300.000 è una capitale, cioè un capoluogo di provincia, praticamente, cioè, Esatto, esatto. a cui noi dobbiamo dare, appunto, come dici sempre tu, Non ho anche capito. dei servizi e A cui dei. noi? Adesso ripeterà Fabio, abbiamo avuto un problema tecnico di Ok, interruzione. dicevo, 300.000 è la popolazione di un capoluogo di provincia, praticamente, se non di più. 300.000 persone a cui la città deve dare dei servizi Allora, anche, deve dare, come, per esempio, come fate voi qui in Milano Integra, anche ripetere. una... Fabio, noi non ecco, ora sei ritornato. Va bene, ditemi un po', allora, appunto, quindi cosa fa Expat Milano? Expat Milano? Vuoi parlare tu, Eleonora? Vai, vai. Vai, vai.
Allora, Expat Milano sostanzialmente è nato, allora io e Gabriel siamo amici da tanto tempo e siamo anche soci e avevamo voglia di creare un progetto che avesse un valore sociale. Noi già lavoriamo anche in una società che si occupa di multilingue, quindi eravamo già nell'ambito, ma Gabriel, tra l'altro, che anche, è stato anche lui un expat a suo tempo, ha pensato anche a che cosa hanno bisogno queste persone che vengono a Milano, ovvero di un punto di riferimento. E Expat voleva essere proprio questo. Quindi un punto di riferimento per tutte le persone che vengono in una nuova città con una nuova lingua e vogliono integrarsi. Quindi cosa fanno? Cercano delle persone che abbiano le loro stesse necessità, che vivano le loro stesse problematiche. E soprattutto in questo periodo di Covid, dove non si può essere vicini fisicamente, creare questo punto di aggregazione virtuale, abbiamo pensato questo è estremamente importante. Quali sono i temi più caldi nella piazza virtuale? Sono vari, possono essere dalla semplice aggregazione per creare un club del libro, quindi un'aggregazione di tipo sociale, ho bisogno di un commercialista che parli la mia lingua in modo da comunicare nel miglior modo, quindi veramente sono vari. Sono problematiche di tutti i giorni e problematiche invece proprio di contatto umano, quindi io sono in una nuova città, magari in questo momento che non posso uscire ho difficoltà a incontrare nuove persone, quindi a integrarmi. Trovatemi un amico in qualche modo, trovatemi qualcuno con cui parlare. Beh, una cosa possiamo già dirla, non esiste un commercialista che parla la vostra lingua, non c'è, non esiste neanche in italiano, quindi quello è anche in italiano è così, non esiste, no. Però, quindi ho capito, appunto 300.000 dicevamo prima, se non anche di più, che hanno bisogno appunto di essere sempre più... 300.000 gli iscritti residenti. Infatti gli iscritti, appunto, quindi chissà quanti. Molti di più. Chissà esatto. Quanti, poi ci sono anche gli studenti che magari non sempre si iscrivono, quindi insomma, chissà quanti appunto che hanno bisogno di riuscire a capirla questa città in un certo senso, no? Esattamente, esattamente. Difatti l'unione, diciamo, tra Milano Integra e Expats in Milano insieme a Vox è stata molto naturale e automatica perché loro hanno, come dire, molta esperienza in campo e noi abbiamo invece, come dire, un po' lo spirito così di creare soluzioni anche innovative, se vogliamo dirla, ok? Quindi quando ci siamo conosciuti la prima volta è stato davvero molto, molto spontaneo il confronto e anche poi sono emerse davvero tantissimi stimoli che poi abbiamo messo su, come dire, su carta e abbiamo subito iniziato a lavorare. E a proposito quindi di soluzioni innovative, quello su cui ci stiamo impegnando ora al momento è la collaborazione comune, scusate, chiudo il finestrino perché, scusate, la collaborazione comune per realizzare il welcome kit per gli expat, almeno in lingua inglese, poi verranno implementate altre lingue, quindi tutti coloro che hanno amici, conoscenti, che insomma sono in arrivo a Milano nonostante il periodo, se si sentano liberi ecco, di intanto di farli passare per Expats in Milano e poi di farli iscrivere a Milano Integra, così possiamo aiutarli, assisterli in tutte le loro esigenze. In secondi stiamo realizzando, quindi parlavo di innovazione e tecnologia perché loro sono molto esperti, come dire, nell'analisi delle esigenze. Noi come Milano Integra siamo un gruppo anagraficamente un po' più, come dire, influenzato dagli strumenti contemporanei, quindi abbiamo pensato di creare questa accoglienza smart, no? Questo progetto Expat Welcome Digitale, ok? Saranno, come dire, è un progetto che comunicherà con questi cittadini chiaramente da un primo approccio digitale innovativo, ok? Quindi delle video pillole, dei video suggerimenti, okay. Consultabili chiaramente gratuitamente. Dopodiché l'obiettivo quindi è aggregare, ok? Orientare persone, infatti, esattamente. Fare da bussola. Fare da bussola, cioè, come diciamo noi spesso. Noi stiamo, infatti, realizzando, quando dico noi, cioè Milano Integra, cioè Vox Gentium, cioè Expats in Milano, ci sono altri partners del territorio per organizzare degli spazi che partono dal virtuale che poi si convertono nel reale, dei meeting point per non solo per diverse comunità, capite? Chiarissimo, quindi, chiarissimo. Per permettere a queste comunità di sentirsi a casa, rassicurate e non sole sicuramente. Chiarissimo. Gabriel, prima Leonora ha detto che sei stato expat anche tu, quindi insomma il fenomeno lo conosci sia da una parte che dall'altra della barricata.
Com'è cambiato il fenomeno? Se è cambiato negli ultimi anni dell'expat? Chi sono? Se sono cambiati? Raccontaci un po'. La cosa più evidente rispetto agli anni 90, quando ci siamo iniziati a muovere in questa direzione, secondo me sono stati i motori di ricerca, vedi Google, perché una volta uno cercava il suo connazionale o compare per avere dei suggerimenti, per delle risposte alle sue esigenze. Oggi semplicemente batti su Google quello che cerchi e hai praticamente tutte le risposte. L'altra è quella che oggi è rivoluzionaria, secondo me, la telepresenza. Cioè noi stessi in questo momento ci stiamo guardando in faccia. Questo è un sistema che se lo sognavano. Allora, già con il cellulare in mano, uno può vedere un avvocato, può vedere un amico, può vedere un consulente, può vedere i suoi parenti in Argentina. Cioè, è fantascienza rispetto a quello che erano 20 anni fa le cose. Non esatto. Più risposto. Chiarissimo, perfetto. Va bene, allora sì. Albi, siamo in chiusura. Dacci una conclusione rapida, vai, prego. Allora, la conclusione è intanto che comunico i contatti, quindi www.milanointegra.org, www.voxgentium.com, il forum possono trovarlo su Facebook, Expats in Milano, quindi mi rivolgo, come dire, ai cittadini nazionali perché ci possano, insomma, segnalare amici, conoscenti che abbiano, insomma, questo tipo di necessità. Noi ci siamo presenti e siamo in totale evoluzione, quindi anche aperti a incorporare, come dire, nuovi membri. Ok, Albi, chiedo alla mia producer intanto appunto di mettere nei commenti allora tutti i link, così che non si possa perdere anche coloro che stanno guardando la diretta adesso. Prego, vai avanti. Ok, questo è un po' tutto, quindi il nostro approccio è quello di creare noi in primis la comunità, facendola, quindi offrendo strumenti che aggregano, ok? E quando parlo di strumenti mi riferisco anche in realtà poi alle risorse, quindi a un'assistenza di tipo pratico, ok? E non solo virtuale. E chiaramente l'obiettivo è che queste persone possano sentirsi a casa e possano godersi le opportunità che una città come Milano offre, e quindi di conseguenza così lavoriamo anche sulla ripartenza di Milano in tutto e per tutto. È come se fossimo un po' gli angeli dell'integrazione, dai. Perfetto, chiarissimo. Va allora, bene. Io Albi ti ringrazio tantissimo, ringrazio anche l'onore Gabriel, spero di avervi prima o poi anche qui in studio, perché è molto interessante quello che fate, è molto interessante il forum Expats. Abbiamo messo anche i link alle vostre pagine Facebook, in modo che insomma ci sia un'idea di quello che fate, perché davvero cioè, sarebbe tanto da parlare, quindi spero di riavervi di nuovo qui ospiti con noi. Grazie mille davvero per essere qua oggi con noi. Grazie Fabio per questo spazio, grazie. Ringrazio Leonora e Gabriel che si sono prestati insomma a questa prima apparizione, ma non sarà l'ultima. No, infatti vi aspettiamo qui anche dal vivo prima o poi, ce la faremo di nuovo a riavervi grazie. Qui in studio dal vivo. Grazie mille davvero, grazie. Buona giornata a tutti. Evviva Milano. Grazie anche voi che ci state seguendo, grazie anche voi che siete rimasti collegati per tutta la puntata, siete in tanti come sempre, grazie per i vostri commenti, il vostro supporto. Mi raccomando, rimanete collegati perché continua la programmazione di Milano All News questa sera, domani, Municipio X con una nuova puntata insieme a Francesca Cutrone, e poi venerdì torniamo sempre con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. We'll be right back.